Caro Sindaco Cesari, siamo qui a Sorbolo dunque, siamo in stazione che potrebbe essere uno dei punti cruciali per il progetto stadio provvisorio per il Parma. Spieghiamo quanto possa essere importante appunto la stazione ferroviaria, l'elettrificazione che è attualmente in corso e quelle che sono le altre vie di comunicazione per arrivare qua per la partita. Allora, intanto grazie per questa opportunità che serve anche per fare un po' chiarezza rispetto a quello che può essere un luogo, direi che ha tutti i requisiti per poter ospitare uno stadio provvisorio, poi li vedremo strada facendo, ma credo che uno dei principali motivi per cui si debba tenere in considerazione una soluzione come quella di Sorbolo, e lo dico a vantaggio dei tifosi, perché comunque oggi anche il costo della vita ha un impatto sulla società, e in generale rispetto a chi ha un desiderio, seguire la propria squadra del cuore. Ed ovvio che un treno che si chiama Parma Suzzara, che di fatto partendo dal centro di Parma, quindi dalla stazione, permette già a chi, diciamo così, tifa Parma e vive in città di poter venire direttamente qua in 6-7 minuti, quando sarà elettrificato forse anche più velocemente. Ma lo dico anche per coloro che magari vengono da Borgotaro, da Fidenza, da Salso Maggiore, da Busseto, che prendendo il treno possono tranquillamente arrivare direttamente qui, perché soprattutto la domenica questo treno non viene utilizzato per il trasporto ordinario, che invece in settimana permette a studenti, lavoratori di raggiungere sia Parma che la sponda reggiana, magari anche verso Suzzara. Questa è una grande opportunità, perché? Perché vagoni e carrozze dedicate possono permettere a tutti, a qualsiasi orario, di poter fare come in una metropolitana leggera un percorso diretto a poi 700 metri dall'eventuale area sportiva in cui potrà sorgere questo eventuale stadio provvisorio. Chiaramente bisognerà aggiungere qualche corsa in più, dovrà essere un servizio dedicato importante perché adesso non ho idea di quante centinaia di persone possa contenere il singolo convoglio. Sicuramente un treno con i vagoni dedicati, come dicevo prima, la domenica, non essendoci una linea, cioè questa linea non è in funzione, dedicandola potrebbe anche avere 7, 8, 10 carrozze, quindi facendo avanti e indietro a diversi orari potrà portare anche fino a 400-500 persone alla volta. Voi capite che insomma è un bel numero, anche magari partendo dalla mattina, perché magari qualcuno decide di venire anche qui prima per fare magari così anche qualche iniziativa che l'amministrazione può organizzare anche per le tifoserie, in particolare per i boys, per le squadre di casa. A proposito, mi sembra che ci sia un po' di interesse da parte dei tifosi. La Sì. mia non è stata l'unica visita che hai avuto nel corso delle ultime ore. Vedo che tanti appassionati del Parma si stanno un po' interessando e chiedono, no? Diciamo di sì, nel senso che è normale, se ne fa un gran parlare, quindi anche gli appassionati singolarmente chiamano, contattano anche i sorbolesi che fanno parte, insomma, della tifoseria, non magari necessariamente dei boys, hanno tutto, diciamo, l'interesse a poter, come dicevo prima, evitare di spostarsi e andare lontano, perché comunque, come dire, Sorbolo è un quartiere di Parma, cioè parliamoci chiaro, di fatto siamo nella prima periferia. Da un punto di vista logistico non c'è appunto solo il treno, ma ci sono gli autobus che fanno ad ogni ora avanti e indietro durante la settimana, quindi anche un trasporto dedicato per, come già avviene di fatto per i tifosi ospiti Tra l'altro all'uscita. confermata qua di fronte anche in centro e anche vicino al Conad, giusto? Assolutamente, dove sorgerebbe l'eventuale stadio provvisorio, lì c'è una fermata dedicata, quindi se anche uno volesse venire alla mattina a mangiare dove sorgerà il McDonald's o fermarsi in centro al paese dove abbiamo degli esercizi, delle attività, un luogo storico come il Bar Pippo in piazza, che già molti boys conoscono, molti tifosi, ecco, come tutti gli altri esercizi del territorio, insomma io credo che sia importante, ed è qualcuno di questi, diciamo, tifosi si è fatto vivo venendo a vedere proprio quella che potrà essere l'area in cui si presterebbe benissimo uno stadio provvisorio. E qualche settimana fa, quando sei intervenuto alla trasmissione di TV Parma, avevi detto che sarebbe stato necessario un gol nella zona Parma, no? Visto che ultimamente siamo specializzati a poter, così, avere la soddisfazione di vedere questi gol, nei minuti, diciamo In zona così. Cesarini, in questo caso potremmo dire, Ah, zona giusto, Cesari. Cesari, zona Cesari, esatto. Adesso, battute a parte, sì, è così. Però, ecco, siamo ancora in tempo, cioè com'è la situazione? Nel senso che secondo me stanno andando un po' a giocare i tempi supplementari, tutto questo
grazie anche a questo ritardo che ha comportato, no, l'arrivo degli ultimi documenti proprio l'altro giorno. Cioè, questo potrebbe spostare un po' i tempi e concedere proprio la possibilità di fare una cosa anche fatta bene, non buttata su nel tempo. Allora, giocando a carte scoperte, perché poi quando si amministra bisogna dire esattamente come stanno le cose. Quando c'è una conferenza di servizi che ti chiede delle integrazioni, direi che non sono ottimi segnali. O meglio, diciamo che dalle integrazioni poi nascono delle soluzioni che inizialmente non erano quelle auspicabili. Questo è un dato di fatto, e per cui i tempi innegabilmente verranno procrastinati per l'eventuale inizio lavori dello stadio in centro, quindi la ricostruzione del Tardini. Allora, guardando avanti, pensando che ci sono degli strumenti urbanistici che richiedono comunque un'analisi attenta di quello che si può fare nei luoghi in cui si pensa si possa immaginare uno stadio provvisorio, quindi dove non si lanci un'idea per pura propaganda, ma andando a vedere quegli strumenti urbanistici, vi accorgerete che ci sono comuni che sono nettamente più avvantaggiati rispetto ad altri, ma basta veramente prendere in mano, andando sul sito di quel comune, capire chi può accogliere a questo punto questo stadio. E sono pochissimi in realtà, perché la nuova legge regionale del 2017 prevede che chi ha un piano urbanistico generale ha gli strumenti certi all'interno dei quali si può andare a identificare quell'area in cui si può costruire anche uno stadio provvisorio come attività ricreativa, perché vengono classificate magari in questo termine di così per semplificare. Benissimo, Sorbolo Mezzani sta per andare in approvazione di questo strumento definitivo proprio dal punto di vista poi dell'attuazione. Altri ce l'hanno già, come Montechiaru 1, che quindi potrebbe ospitare lo stadio provvisorio, come Sissa Tre Casali e come Collecchio. Quindi siamo veramente pochi, si contano sulle dita di una mano. Altri comuni hanno scarse possibilità, ma non lo dico contro un collega piuttosto che un altro, ma perché se si vuole applicare ad esempio l'articolo 53 della stessa legge regionale, si va a fare consumo di suolo, quindi è una responsabilità politica importante. Pensare di togliere suolo, perché non era classificato in origine a livello proprio di urbanizzazione, creare delle urbanizzazioni ad hoc per uno stadio provvisorio che magari domani viene smantellato. Quindi politicamente diventa anche difficile da poter sostenere questo aspetto di fronte a una comunità che magari si riserva quella percentuale di consumo di suolo che è prevista dalla legge regionale stessa per attività produttive che portano lavoro per tutta la vita di quel comune e non solo per 3-4 anni come può rappresentare uno stadio provvisorio. Ecco, noi abbiamo anche questo vantaggio, oltre alle linee di trasporto, oltre a far spendere meno alle persone che decidono di venire magari su questo territorio e portare un valore aggiunto anche per la nostra comunità. Dicevi prima propaganda, cioè ogni tanto qualcuno ti accusa di... Guardate, io a volte mi rendo conto di come dire, giocarci anche un pochettino Sì, sopra, con abbiamo molto notato spirito. Ma anche con il per posto fare. del Milan famoso. Esatto, io sono milanista, non ne faccio un segreto, ma io ho fatto le giovanine nel Parma, cioè ho fatto anche, come dire, allenamento con Buffon, ho, come dire, giocato a calcio fino a una decina di anni fa, sono un uomo di sport, ma essendo un amministratore so cosa significa portare dei benefici prima di tutto al proprio territorio, ma anche e soprattutto in tasca alle persone. Cioè, quello che dicevamo prima, per quanto ci riguarda, noi siamo i primi a dover immaginare che le persone si divertano, stiano bene, si rilassino quando vanno a vedere una partita di calcio. Quindi io penso ai miei cittadini, penso ai cittadini della provincia, perché lo ricordo, perché secondo me da questo punto di vista si sta facendo un po' di demagogia. Lo stadio non è solo di Parma, è della provincia di Parma. Quindi io credo che la politica provinciale e di Parma debba anche mettersi nell'ottica di ragionare in larga scala. Non pensando solo che i tifosi di Parma vengano da Parma, anche perché se andiamo a fare un'analisi che magari insomma, sarebbe stato anche molto più chiaro dirla in partenza, circa il 70% dei tifosi che vengono allo stadio vengono da fuori. Quindi lo spostamento deve essere la prima cosa che si tiene in considerazione. Ecco che in uno stadio provvisorio, io dico, lo immagino molto bene in questa zona perché gli spostamenti permetterebbero di evitare anche quel consumo di suolo di cui parlavamo prima. Quindi al netto della tifoseria che io, come dire, in qualche modo ammiro per l'impegno che in questi giorni stanno anche dimostrando seguendo la squadra ovunque,
Da milanista dico spererei di vedere una bella partita qui, non tra Milan e Parma, ma del Parma tutte le volte che giochi in casa. Stiamo parlando di uno stadio provvisorio, no? Che valore aggiunto potrebbe essere per Sorbolo finita questa provvisorietà? Quest'opera potrebbe rimanere e come? Questa è una bella domanda, perché tornando nel merito degli aspetti urbanistici, dove ci sono delle aree già classificate, vuol dire che l'impatto è già digerito a livello urbanistico, cioè ci sono le strade, ci sono gli accessi. Poi è chiaro, stiamo parlando di uno stadio provvisorio, quindi non è eterno. In base alle dimensioni si possono anche tarare delle soluzioni compensative, quindi se si tratta di allargare una strada, se si tratta di asfaltare una strada. Io direi che gli accessi a Sorbolo ce ne sono, perché non c'è solo la via Mantova, ci sono diverse strade basse. Alcuni tifosi che sono venuti a trovarci qualche giorno fa hanno percorso le strade basse, che hanno bisogno anche di manutenzione, quindi può essere un'occasione ulteriore anche per il comune per fare il suo dovere, perché questo è importante e lo deve fare quando la stagione lo permette, sicuramente questo è implicito. Però ecco, al netto di tutto questo, il fatto di avere un'area già classificata ti permette di saltare davanti a tutti in termini di tempistiche, cioè qui in un anno si può avere uno stadio. Da altre parti, chi non ha il PUG impegnerebbe almeno 4-5 anni a partire da oggi, perché non hanno magari ancora iniziato il percorso partecipativo con i cittadini per definire il nuovo piano urbanistico generale. Ma la politica può fare qualcosa, cioè nel senso, finché Cesari è da solo è un conto, che so, l'istituto della provincia ad esempio. Allora, Cesari è anche consigliere provinciale e non è mai stato coinvolto in queste scelte. Vabbè, questo non so se poter dire che è un limite della politica, ma un tempo quando si faceva veramente politica ci si sedeva tutti intorno a un tavolo e si portavano, io penso a Borri, penso a quei politici che in qualche modo amavano tantissimo il lavoro che facevano, pensando veramente al bene di tutti i cittadini della provincia, come in questo caso sarebbe necessario mettere sul tavolo. Quindi gli slogan di lo facciamo qui, lo facciamo là, a caso, per accaparrarsi magari qualche voto in più, secondo me sono il peggio che la politica possa dare in questo periodo, soprattutto in cui la politica sta vivendo una crisi profonda dal punto di vista della comunicazione e anche dei messaggi che lancia. Ecco perché io, come ho sempre detto, parlo chiaro, dico quello che è fattibile e secondo me è sostenibile per le tasche delle persone, perché poi prendere una macchina e andare anche solo più lontano rispetto a Sorbolo è un costo, è un rischio, e sapere di farlo in sicurezza, prendendo un treno, prendendo un autobus, approfittando dei parcheggi scambiatori che ci sono a Parma, che sono veramente 5 minuti, passando da quelle strade di cui parlavamo prima, beh, io credo che non ci sia altra soluzione ottimale di questa. Poi, ripeto, se la politica decide di fare, un rispetto all'uno, all'altro, ma indipendentemente da quello che uno poi deciderà di fare, perché gli interessi economici sono magari del privato che giustamente ci mette i soldi per fare le opere, beh, allora poi naturalmente saranno altri a pagarne le conseguenze, cioè i tifosi. Ecco, appunto, a proposito, chi pega, come si direbbe in dialetto? È chiaro che all'atto di una scelta politica, che è quella di fare uno stadio provvisorio, è il Parma Calcio che si deve assumere questo onere, quindi non è assolutamente un onere a carico del comune. Ma quello che io dico da sempre è che quando il privato ha una responsabilità sociale sul territorio, può rilasciare delle ricadute positive sul territorio, come il Parma sta rilasciando in questo momento ai suoi tifosi. C'è un entusiasmo che non si ricorda dai tempi della Serie A. Quando il Parma, e io giocavo appunto con Buffon, insomma, vedeva campioni a tutti i livelli di tutto il mondo al Tardini. Allora, io posso dire solo che dal mio personale punto di vista questo entusiasmo non può essere strozzato in gola in un momento soprattutto come questo. Perfetto. E facciamo un salto a vedere la zona deputata? Assolutamente sì. Grazie.